È ormai vicino il giubileo del 2000. Il Vaticano, che spera di raddoppiare nell'occasione 10 milioni di turisti che ogni anno visitano Roma, ha trovato un modo originale per finanziare il restauro dei suoi tesori d'arte: il lancio di una penna da vendere in tutto il mondo. Una idea innovatrice e redditizia quella del Vaticano. Una penna che riproduce la decorazione della volta più famosa delle tre stanze del Vaticano, affrescate da Raffaello nel 1511. Sarà venduta in tutto il mondo per finanziare restauri degli infiniti capolavori conservati in Vaticano. Il giubileo è vicino e così la Santa Sede ha pensato alla penna, che ha un legame con l'arte immortale di Raffaello. Il disegno è ripreso da questa stanza della Signatura, dove appunto con gli atti amministrativi, con la clessidra della storia, la penna scriveva la gloria, la potenza e la implacabilità del potere papale nei suoi rapporti politici e religiosi con il mondo. La penna costa 98.000 lire, scrive a lungo 5 chilometri, naturalmente garantiti da uno stabilimento svizzero. Non è che il primo passo, promette il Vaticano, per incrementare con il collezionismo il finanziamento delle opere d'arte. E se si pensa che dei 10 milioni di turisti che visitano ogni anno Roma, 15.000 amanti dell'arte ogni giorno vedono le collezioni dello Stato Pontificio, si può star certi che il Vaticano, ancora una volta, ha fatto centro.